Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in questo nuovo vlog, ragazzi. Un vlog di annunciazione. Pochi minuti fa la Giants ha annunciato Farming Simulator 23 per Nintendo Switch e per tutti i mobile. Che spettacolo, mettetevi comodi perché adesso ne parliamo. Però innanzitutto vi voglio dire che dobbiamo mettere in chiaro una cosa. Qualcuno mi potrebbe dire: ma come, Robby, avevi detto che non era vero niente delle voci su Nintendo Switch, eccetera eccetera. Non era vero niente, infatti tutti i video che vedevate, no, tutte le immagini che si trovano su YouTube sono assolutamente fake, non c'è assolutamente niente di vero in quei video, quindi non prendete quei video come buoni, e erano tutte notizie fake. Infatti io ve l'avevo detto, se uscirà qualcosa di ufficiale la Giants ve lo comunicherà tramite i loro siti, i loro canali e tramite noi partner, ed è quello che è successo oggi, ragazzi, ovvero Giants ha annunciato ufficialmente tramite noi partner e tramite il loro sito il nuovo Farming Simulator 23, quindi adesso è ufficiale e vero. Ma prima di cominciare io vi ricordo che in descrizione c'è l'altra mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine, tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis. Poi c'è anche il mio secondo canale dove porto tutto quello che non riguarda Farming, quindi tutto il resto di Robby Mello lo trovate su Robby Mello 81 Extra, che sta qua sotto. E poi vi ricordo, amici, che sono aperti gli abbonamenti, c'è la possibilità di offrire un caffettino al canale. Io ringrazio Micro14, che è stato l'ultimo ad offrirmi un caffettino, e lo ringrazio, è stato generosissimo, grazie Micro, e a lui dedico questo video di oggi. Allora, ragazzi, andiamo a parlare di Farming Simulator 23. Allora, ragazzi, innanzitutto la data di uscita, 23 maggio 2023, quindi già sappiamo quando uscirà, ripeto, per Nintendo Switch e tutti i dispositivi mobile. Qua poi ci dicono quello che conterrà a grandi linee, quindi 100 veicoli, tra veicoli, attrezzi, eccetera eccetera, catene di produzione, quindi ci saranno le produzioni anche sul 23, quindi produzioni, eccetera eccetera. Poi ci dicono anche arature ed erbacce, non so perché lo sottolineano qua, forse sui vecchi sui vecchi giochi di mobile non c'era, sul 20 forse non c'era l'aratura con le erbacce, non lo so, però qui tendono a specificare che oltre alle produzioni ci saranno anche aratura ed erbacce, attenzione, e come nuove colture, esattamente come su Farming 22, avremo olive, uva e sorgo, ragazzi. Ma la vera novità è che ci saranno due mappe, ragazzi, ben due mappe nuove. Una sarà la Amberstone americana e una sarà la Neubrunn europea, quindi non saranno le stesse mappe ovviamente del 22, ma saranno due mappe completamente nuove. Che spettacolo, completamente nuove per la versione Nintendo Switch e mobile. E tra le varie novità qua ci dicono un AI helper migliorato, quindi un operaio migliorato. Non ci dicono se ci sarà la funzione quella di mandare l'operaio da punto A a punto B, ma io credo di sì, perché questa era una delle cose che già c'era addirittura sul 18, quindi credo proprio che ci sarà. Ma soprattutto qua ci dicono una nuova funzione di autoload per i tronchi e per i pallet, quindi ragazzi sarebbe veramente incredibile se sulle versioni PC e console non c'è l'autoload, mentre nella versione Switch e mobile ci troveremo l'autoload per i tronchi e per le balle di default, ragazzi. Sarebbe veramente, cioè per i tronchi e per i pallet, scusate, no, per le balle, logs and pallet. Però sarebbe veramente incredibile trovare sulle versioni mobile una cosa che serve come il pane su console, soprattutto. Non lo so, ragazzi, voi rimanete ovviamente sintonizzati, che per ogni novità io vi farò sapere. Voi iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sul mondo di Farming Simulator. Poi ci dicono, ovviamente ci ridicono la data d'uscita, 23 maggio 2023, e ci dicono dove sarà possibile acquistare
tutto questo, ovvero nei negozi di videogiochi, ovviamente in generale Nintendo e Shop, mentre le versioni mobile saranno per iPhone, iPad e Android, quindi App Store e Google Play. Poi ragazzi, quando avremo più informazioni, ovviamente, come vi ho già detto, ve le dirò. Ma adesso andiamo a vedere qualche screenshot del gioco e anche le copertine. Io ringrazio Giants che mi ha mandato tutto questo ambaradam, che questo è un, diciamo, un pacchetto dedicato alla stampa, no? Quindi ai partner, perciò grazie Giants. Allora ragazzi, andiamo a vedere proprio la copertina del gioco in formato proprio fisico. Questa è la copertina della Nintendo Switch Edition. Ci saranno due tipi di copertina, una col case e una con il fend. Non so a noi quale parte capiterà, probabilmente il fend, perché così a naso mi viene da dire che la versione con il case è per il mercato americano, la versione con il fend è per il mercato europeo. Così mi viene da dire, così su due piedi. E infine ragazzi, andiamo a vedere un po' di screenshot del gioco. Devo dire che la grafica è veramente bella, sembra veramente Farming 22 per PC. Guardate che grafica, se calcolate che qui siamo su Nintendo Switch e comunque mobile, è tanta tanta roba. Guardate qua, questo è un pollaio, i polletti, le uova, un bellissimo JD laggiù in fondo con la seminatrice Kun. Questa ovviamente è la mappa americana, lo potete vedere ovviamente dall'ambientazione, dal silo, eccetera eccetera. Questa è la bellissima Ponce che taglia un albero, quindi ci saranno anche le parti forestali con tutti gli equipaggiamenti forestali. Questa qui è la bellissima Broad, come vedete, che raccoglie l'uva. Ecco qua, guardate, quindi ci saranno i vigneti, tutto quello che avete visto per l'uva sul gioco principale lo vedrete anche sul gioco questo qui. E poi ecco qua questo bellissimo Fend 724 vario. Dietro di lui potete vedere l'oleificio, che è quello della mappa americana, quindi anche le produzioni saranno quelle. Qui come vedete c'è l'effetto, no, che abbiamo anche sull'F22, il Parallax Occlusion, che dà quell'effetto di campo 3D, e quindi questo sarà un effetto che vedremo anche sul 23. Tanta roba ragazzi, veramente bello bello bello. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se siete entusiasti, se stavate aspettando questo annuncio ufficiale, se ne siete sorpresi, se avevate perso le speranze e invece adesso è stata al settimo cielo. Fatemi sapere, commentate, ma soprattutto lasciate un bel like per supportare il canale i video, il mio progetto, il mio lavoro. Grazie. E ringrazio gli amici abbonati che aiutano, sostengono e portano avanti tutto quello che è il progetto qua su YouTube. Grazie, grazie, grazie veramente a tutti. Ragazzi, rimanete sintonizzati, perché per ogni novità ovviamente ci aggiorneremo. Viva Farming 23, viva Giants, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!